Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Mi trovo qui all'area di servizio sulla Bologna-Padova, ultima area di servizio. Praticamente sono a Padova, via. Devo andare. Oggi devo fare due scarichi. Devo fare due scarichi, uno a Cittadella, provincia di Padova, e l'altro a Sastino di Levenze, verso Pordenone, là, vicino, cioè provincia è ancora Venezia, però praticamente siamo quasi San Giorgio di Nogaro, quella zona lì, Porto Gruaro, quella zona lì. Quindi poi devo ricaricare le merci in ADR nella zona di Venezia, ma non so quando lo carichiamo. Ora sono qui all'area di servizio che faccio la pausa, ho finita, praticamente è finita. Ora mi rimetto in cammino e me ne vado. Quindi ci vediamo più tardi nel prosieguo del viaggio. Ciao. Riesco a trovare la stradina di Sassi, mi ha detto quella ragazza. Eccolo, nuova Zootecnica. Ah, ma che casino per entrare qua dentro.
Ecco lo scarico. 8 pancali le avevo scaricate prima e adesso scarichiamo la rimanenza. Ragazzi, ho fatto anche il secondo scarico lì in quell'azienda, quell'allevamento bovino lì. Ora sto andando qui a caricare da questo trasportatore. Vi dico subito che è gente un po', perlomeno il magazziniere è uno scorbutico. Niente di che, non spaventa nessuno, però è uno che vorrebbe fare come gli pare. Ora se riesco vi faccio vedere. Allora ragazzi, la giornata è finita. Purtroppo mi sono dovuto fermare qui a Sasso Marconi perché domani devo sganciare, riagganciare e correre a Reggio Emilia. Quindi non c'ho tempo ho dovuto sfruttare tutte le 10 ore e sono venuto a finire qui. L'alternativa era o Cantagallo pieno costipato oppure qua al casello di Sasso Marconi. Ho preferito il casello di Sasso Marconi perché un po' di roba da mangiare me la sono portata, mi arrangio e sto più tranquillo e mi piace di più, dai. Niente ragazzi, vi ringrazio della pazienza e cosa vi devo dire, dai, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ragazzi.